credo che la poesia e la prosa italiana della mia generazione sia interessante. Ci sono in giro degli scrittori che mi interessano, dei coetanei, che leggo e che apprezzo molto. Per nominare le somiglianze di famiglia con scritture che conosco, conosco sulla pagina, spesso persone che non ho mai incontrato, ecco. Trovo per esempio un'area di famiglia, di atmosfere comuni tra questo libro e libri, le prose in prosa di Broggi, di Bortolotti, oppure un libro come il romanzo, la raccolta coesa di racconti, L'ubicazione del bene di Giorgio Falco, lo stesso tipo, diciamo, di freddezza nella rappresentazione della vita quotidiana, lo stesso tipo di spazi, le periferie, i luoghi, i trasporti, i finestrini, il vedere. Ecco, tutto questo fa somiglianza di famiglia. O un libro in versi come La divisione della gioia di Italo Testa, sempre per questa dimensione della freddezza e del vedere, hanno somiglianze di famiglia con i mondi, tonalmente con i mondi. Ripeto, alcune di queste persone non le ho mai incontrate, persone che conosco meglio, Italo Testa, Broggi l'ho visto 3 volte in vita mia, quindi non ci siamo influenzati, però evidentemente nell'area del tempo c'è questa atmosfera che forse che in forme diverse, in maniera diversa, con accenti diversi, abbiamo colto. Questo per dire, per nominare solo i libri che forse sono tonalmente, atmosfericamente più vicini ai mondi. Ce ne sono per molti altri che io apprezzo quanto questi e che potrei nominare, ma appunto che non rientrano esattamente. Non sono affini No, al modo di scrivere. sì, sono affini ma meno affini. Sì. Questi sono forse appunto dovendo dire a cosa assomiglia questo libro, all'interno delle scritture della mia generazione. Ecco, nominerei forse questi testi, perché ci sono altri che ancora non conosco, li conoscerò. Però appunto mi interessa riflettere su questo elemento di pluralità. Interessante poi che appunto due di queste scritture, Broggi e Bortolotti, derivino da una tradizione che si richiama, seppur alla lontana, quella delle avanguardie, e forse anche Testa, però per esempio né Falco né questo libro si richiamano esplicitamente alla tradizione delle avanguardie. Quindi ancora una volta è una prova di pluralità in atto questa. Tutto questo occorre riflettere perché appunto sto dicendo le cose che dovrebbero essere al centro delle riflessioni contemporanee, non lo sono, meno male, invece continuiamo a riproporre, anche recentemente sono state riproposte categorie critiche che non colgono minimamente ciò che sta accadendo e che sono ferme agli anni 60. Ecco, dobbiamo dire che tra gli anni 60 e noi intercorre lo stesso la distanza cronologica, e io aggiungo, e mentale, che intercorreva tra gli anni 60 per Benedetto Croce. E davvero occorre costruire una visione della letteratura all'altezza del XXI secolo, cosa che non è stata fatta. Siamo ancora epigonali in questo e è giunto il momento di non esserlo. Con questo invito direi che Forse vi leggo possiamo, Pure Morning, la prega finale, che è che stata evocata. Pure Morning, un titolo che riprende dal lato il titolo di una canzone dei Placebo del 1998, se non mi sbaglio. Una canzone che secondo me è molto interessante in sé, con un video che mi colpì parecchio all'epoca. Ed è anche il titolo di una canzone di MTV, di una trasmissione, scusate, di MTV Italia degli anni 90. Nella poesia si fa riferimento alla trasmissione televisiva, ma ovviamente l'atmosfera creata dalla canzone può essere alla base anche della tonalità emotiva, della stima del componimento. Pure Morning. L'urto delle gocce sulle foglie, la condensa,
la luce che rischiara i gerani strappati e ancora vivi, il vapore del ghiaccio che si scioglie, la terra sparsa sul balcone dai vasi. Vedevamo una periferia enorme tra le grate del terrazzo e nelle luci di casa le persone vivere, mentre nel buio le stanze illuminate. E poi, più in là, tra gli spazi vuoti, i fili e il muro della circonvallazione, cominciava la rete dei viali e la metropoli immensa si mostrava. Dopo, se il cielo diventava chiaro e le colonne dei fari segnavano le strade, il rombo fuori dai vetri era pieno delle vite che vedevo rapprendersi in quegli attimi, quando la fila delle auto si ferma e ci guardiamo esistere dai finestrini, tra i fanali, il loro cerchio nel cono della pioggia, dentro secoli che ora mi vengono incontro, dai campi coltivati, dai caselli di Milano se la nebbia si dischiude. Ogni vita è solo se stessa, questa luce bassa sulle case. I primi treni che aprono il vento ci sorprendono in una specie di torpore. La pastiglia nel bicchiere, gli adolescenti nel video che cantano il dolore. Quando sembra che la mente nasconda a se stessa il gesto di fuggire, la mattinata pura, i fatti nudi, il rumore di tutto il tempo che si perde, per essere solo ciò che siamo adesso, per diventare solo solitudine. Grazie.